Il Conte Ridolfi nel 39-40 conferma come allenatore l'austriaco Rodolfo Suszek e rafforza la squadra con gli acquisti di Griffanti, Poggi II e soprattutto del grande Romeo Menti, fortissima ala destra acquistato dal Vicenza per 50.000 lire. Con la maglia viola il giocatore segna ben 50 reti in 93 partite. Romeo Menti è un altro mito della Fiorentina che è emigrato a Torino e Romeo Menti è quello che scardinò a Firenze, allo stadio comunale di Firenze, nella famosa Italia-Svizzera, il famoso Verrù, segnando reti decisive. Ma la vera novità nel panorama calcistico di questi anni è il modulo di gioco adottato da Genoa e Fiorentina, che per prime abbandonano la tattica del metodo per abbracciare quella anglosassone del sistema o WM. La Fiorentina credo sia entrata nella storia del calcio proprio anche per la ricerca, per quel che si può dire scientifica, dell'applicazione delle regole, delle norme, delle tattiche. E il sistema, che era di provenienza inglese, sembrava quello che garantisse più difesa ma anche spettacolo, ed era concepita per attaccare, più per attaccare che per difendersi. A introdurlo è il neotecnico viola Giuseppe Galluzzi, tecnico che subentra a Suszek nel corso del campionato 39-40. Questi prende spunto dagli inglesi dell'Arsenal. Con il modulo tattico del sistema, la Fiorentina riesce a vincere la prima Coppa Italia della sua storia il 17 giugno del 1940, battendo con questa formazione il Genoa. Griffanti, Da Costa, Piccardi, Bigogno, Elena, Poggi II, Morselli, Baldini, Menti II, Celoria, Tagliasacchi. La conquista del primo trofeo rende euforica la città di Firenze, ma l'avvicinarsi della guerra smorza gli entusiasmi. Il Conte Ridolfi intanto è nominato presidente della Federcalcio e lascia la Fiorentina a Scipione Picchi. Nonostante le difficoltà della guerra, siamo agli inizi degli anni 40, in squadra si mette in luce un mediano dalle qualità eccezionali, Ferruccio Valcareggi. Valcareggi aveva una personalità, era quella di comandare sul centrocampo. Era quella di organizzare il gioco, di distribuirlo, di consigliarlo. Era nato allenatore in campo, con i requisiti per poter dimostrare anche come si fa. Non basta dire che si fa così. Lui in campo teneva la palla quando c'era da tenerla. Era una persona saggia, forte, poi molto, molto sportivo e molto forte dal punto di vista fisico. Però non abusava mai di questo suo strapotere fisico. Lo sapeva distribuire, era un uomo destinato a fare l'allenatore. Con Valcareggi la Fiorentina coglie alcune storiche vittorie, come la duplice affermazione sulla Juventus del campionato 40-41, 3-2 a Torino il 19 gennaio 1941 e 5-0 a Firenze il 4 maggio, oppure quella sul Modena per 8-0 del 10 maggio 1942. Brillante anche la doppia vittoria sul Milan della stagione 42-43. Il secondo conflitto mondiale coinvolge e devasta anche l'Italia e la Fiorentina, come molte altre squadre, presta alla nazione alcuni dei suoi uomini migliori come Frigo e Neri, fucilati sull'Appennino. Durante il conflitto i giocatori non riescono ad allenarsi con costanza, divisi tra le caserme e i campi da gioco. Finalmente nel 1944 il campionato di calcio viene sospeso.